Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Allora, come potete vedere da qui, ho qualcosa veramente di magico. È sempre della collezione Disney Frozen, la regina del ghiaccio, con Anna qui davanti e si tratta proprio della macchina crea gelato, cioè è proprio la macchina che ci permetterà di creare il nostro gelato in casa fai da te, quindi utilissimo. Vedete, ci fanno vedere, mischia gli ingredienti e il tuo gelato è già pronto, perché mettendolo dentro al contenitore, girando la manovella, il gelato sarà pronto in un battibaleno. Beh, veramente qualcosa di incredibile e magico da avere in casa. Vi divertirete tantissimo a creare i vostri gelati, diventerete degli piccoli chef di dolci per la vostra famiglia, quindi credo sia veramente molto interessante per i bambini dagli 8 anni ed è della Clementoni, questa azienda che fa sempre giochi molto interessanti. Allora, vedete che abbiamo vari pezzi, abbiamo proprio la macchina del gelato, poi abbiamo il contenitore del gelato, abbiamo un piccolo cucchiaino, abbiamo delle tazzine, cioè delle coppette, e poi abbiamo il libro delle ricette anche per capire come creare i nostri gelati. Ovviamente abbiamo bisogno di un aiuto almeno nella parte iniziale, poi nel momento in cui prendiamo un po' il ritmo riusciamo a crearli anche da soli, però tutto questo è all'interno del nostro set, quindi non vi spaventate perché sarete ovviamente accompagnati. È un made in Italy. E qua ci dice appunto che in realtà possiamo anche farci aiutare da qualcuno, nel senso che se qualcuno vuole giocare con noi e giocare, in questo caso creare dei dolcetti, può farlo tranquillamente. Allora, direi di tirare fuori tutti i nostri prodotti, pezzi. Eccoli qui. Qui ci sono le solite istruzioni da leggere molto attentamente insieme alle ricette. Quindi io, se siete d'accordo, andrei avanti con la costruzione della nostra macchina del gelato, guardando un po' queste immagini e sognando già queste coppe meravigliose di gelato. Guardate che carini questi tre, molto carini. Beh, sono sicura, wow, anche un sorbetto si può fare, eh? Sono sicura che vi verranno delle creazioni meravigliose. Allora, partiamo dalla base, mettiamo dei feltrini come per tenere ferma la base in modo che non balli mentre produciamo il nostro gelato. Poi montiamo pezzo per pezzo la nostra macchina. Pensate a che golosità, veramente. Sto già immaginando il gelato che esce da questa macchina, cioè c'è da mettersi sotto al bocchettone con la bocca aperta quasi. Scusate delle mie fantasie, ma va bene. E allora montiamo tutto. Vedete, questa è la manovella che farà girare il gelato e lo farà anche probabilmente uscire. Il bullone per tenerlo fermo. Ok. E questo è ovviamente dove andrà messo il gelato. Cioè il gelato. Gli ingredienti per il gelato. Va messo all'interno. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, sembra. Siamo quasi
a opera completata. Ok, qui mettiamo il bulloncino per tenere fermo o il pomello. Perfetti, perfetti. Stupendo. Queste sono le tazzine dove raccoglieremo il nostro gelato. Qui abbiamo un contenitore, per esempio, per metterci delle praline, oppure che possiamo mettere sopra le nostre coppette, il nostro gelato, il piccolo cucchiaino. E poi abbiamo sticker per addobbare la nostra macchina della regina del ghiaccio, ovviamente. Ecco qui. E poi, non so se lo vedete, ma qui c'è lo spazio per il cucchiaino. Fantastico! Ragazzi, questa è la nostra macchina del gelato firmata Disney Frozen. Devo dire che è fantastica, mi raccomando, ditemi cosa ne pensate. Questa macchina è il top del top. Speriamo anche che il gelato venga e sia buono. Cosa ne dite? Beh dai, quantomeno noi ci abbiamo provato. Va bene ragazzi, questo è tutto per oggi e vi saluto, vi ricordo di metterci un like, di seguirci sempre se volete restare aggiornati con noi, con me, io spero, e vi do appuntamento alla prossima novità e sapete che ne ho sempre tante per voi. Ci vediamo prestissimo, ciao a tutti!